Da sempre lo scopo è stato quello di dividere per indebolire e noi siamo stati sapientemente divisi, ma soprattutto sapientemente divisi in tanti generali. Qui ci sono tantissimi generali che fanno i meridionalisti, però non ci sono soldati che fanno i meridionalisti. Io mi offro come soldato per fare il meridionalista. Bravo! Sannita di dove? Sannita di dove? Benevento. Foglianese per la precisione, ma vi presenterò tutti i ragazzi che sono comunque quasi tutti sanniti. Malevento. No, Benevento, Malevento. La città delle streghe. La Janara. Della Janara. Dunque, giusto qualche parola per integrare quello che benissimo, come sempre, ha detto Pinaprile. Come sapete, forse qualcuno di voi sa, io e Pinaprile condividiamo questa battaglia insieme. Lui ha generato un partito politico, perché poi possiamo dire tutte le chiacchiere che vogliamo, ne possiamo dire di tantissime e approfondite, possiamo andare a finire nel 1860, molto più indietro, possiamo andare a scavare quanto vogliamo, ma il tema è oggi, che facciamo oggi? Noi abbiamo messo su un partito, ma la gente non lo sa, un partito che fa gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, ma la gente non lo sa, perché sì, d'accordo, la questione meridionale nasce dal 1860, ma il problema è che è attuale. Che facciamo oggi? Questo è il tema. Oggi ci stanno rubando 70 miliardi all'anno, io e Pino ci siamo conosciuti perché io ho fatto quei calcoli al Parlamento Europeo e per primo, quando si è fatto il PNRR e l'Europa in qualche modo è andata incontro all'Italia, ma perché la situazione grave che viveva l'Italia era dovuta al Mezzogiorno d'Italia, non tutta quanta l'Italia, e l'Europa è andata incontro, no? Ci disegnano questa Europa sempre nemica, no, non è sempre nemica l'Europa, il punto è che il vero nemico sta in Italia, sono i governi italiani e noi non lo sappiamo, la gente non lo sa. 70 miliardi all'anno, da quando esistono i conti pubblici territoriali, e cioè dal 2001 in avanti, significano più di 1.400 miliardi di euro. Sapete che il debito pubblico italiano sono 2.800, quindi 1.400 miliardi di euro sottratti al sud è più della metà del debito pubblico italiano. Cioè tutto quello che noi adesso ci frena l'Italia rispetto al suo sviluppo, non è dovuto a un debito che è stato fatto per tutto quanto il paese, è un debito che è stato fatto soltanto per metà del paese, anzi per due terzi del paese, per il centro e per il nord, il resto è stato sottratto al sud. 70 miliardi all'anno, sono due finanziarie all'anno che vengono sottratte al sud. Noi, il problema è che noi questi dati non li sappiamo, ma non li sapremo mai, perché nessuno sapientemente ne parla e ne parlerà. Noi facciamo musica meridionalista, è vero, musica identitaria, perché ci siamo resi conto che alla fine quello che manca di più è proprio questo senso identitario del meridionale, proprio perché è diviso. Occidentale, ognuno pensa a difendere il proprio orticello e nessuno riconosce il ruolo da soldato che servirebbe per mettere insieme le forze per difenderci tutti quanti insieme. E in questo senso noi facciamo questa battaglia anche musicale per cercare di rimanere più impressi nella memoria delle persone. Perché tante volte le parole rimangono nel vento e forse la musica ha qualche possibilità in più invece di imprimersi nella memoria. E quindi stasera abbiamo poco tempo, perciò estrarrò qualcuna delle canzoni. La nostra è anche una battaglia di resistenza. Di resistenza perché c'è un progetto di omologazione a livello mondiale, no? La globalizzazione ci vuole cancellare, ci cancella soprattutto noi siamo fatti di diversità, prima Pino lo diceva, il meridionalismo è essere diversi, però se non difendiamo e non conosciamo queste diversità scompariamo, e infatti i nostri paesi stanno scomparendo, lo spopolamento non è soltanto di qua, noi siamo stati in Molise poco tempo fa, abbiamo parlato delle stesse cose di cui parliamo stasera, in ogni posto, in Basilicata si parla di quello, in ogni santo posto si parla di spopolamento, si parla degli effetti dello spopolamento, ma delle ragioni dello spopolamento non ne parla nessuno in maniera consapevole. Allora dobbiamo capire che c'è un progetto globalista che ci vuole eliminare,
Non c'è bisogno delle nostre differenze, tutte le nostre specificità, le nostre tradizioni, le nostre chitarre diverse, le nostre chitarre che fanno parte, sono i nostri mestieri, sono le nostre tradizioni. L'artigiano che fa quel lavoro lì deve essere cancellato dal progetto industriale. Così come parlare tutti quanti inglese significa il contrario di quello che facciamo noi qua o che abbiamo fatto fino adesso. Parliamo con linguaggi diversi, con dialetti diversi e difendiamo i nostri dialetti. Non vogliamo mangiare tutti McDonald's, vogliamo mangiare quello che abbiamo mangiato stasera in un bellissimo posto, in un vicolo che non avevo mai visto e che sinceramente mi rimane impresso nella memoria. Questo siamo noi e dobbiamo cercare di difenderlo. Stasera proviamo a farlo con poche canzoni che spero che rimarranno impresse nella vostra memoria. Ce le scegliamo, iniziamo da Lo Popolo Mio, visto che parliamo di popolo. Thank you.
figlio mio. E parla di chi sta più a sud e di chi sta a sud, no? Perché c'è sempre un sud più a sud. Sostanzialmente è una ninna nanna per i bambini che non ce l'hanno fatta a superare la rotta del Mediterraneo. Lo figlio mio. Stravolti.
Senso delle cose che stiamo dicendo. Amma fa a web. Facciamola, dai. Si viene un brigante per difendere la gente.
Allora, questa è una canzone che parla di nord e sud in senso sociale, cioè nord e sud significa stare sopra e stare sotto. E appunto, ecco, ogni tanto quelli che stanno sotto, e si spera saranno in tanti, trovano la forza e il coraggio per dirne quattro e per ribellarsi a quelli che stanno sopra. Questa canzone parla di questo, parla di una rivoluzione sociale, quindi la differenza tra chi sta sopra e chi sta sotto spesso si presenta anche all'interno dello stesso condominio. E per noi questo vuol dire auspicare un giorno che deve venire, e nel nostro dialetto, che è vicino al vostro, molto vicino al vostro, si dice Adashkana Yurko. Thank you.
una canzone che ci appartiene particolarmente. Dicevo prima che siamo del Sannio, anzi ne approfitto prima per presentarvi la Brigata Fra Diavolo, che è Valentina Boscaino alle melodie, Carmine Viglione alla vibrazioni, Rocco Palumbo ai sapori, che erano buoni, Maurizio Calabrese alle sensazioni, Gioele Ceruro ai colori, ormai Enzo Peruso è all'amicizia, perché Nicola Pedicini già l'avete sentito prima, quindi alle parole e basta, alle parole. Questa canzone si chiama Uiorne San Michele, parla di una cosa tragica che noi abbiamo vissuto particolarmente da vicino, non tanto nello spazio ma nel tempo, perché ce l'hanno raccontato appunto, forse prima si parlava di Barberi, di questi storici che cercano di edulcorare, no? Beh, noi l'abbiamo sentita direttamente dai nostri nonni, che l'abbiamo sentita dai loro genitori, quindi dai nostri bisnonni, qual era la storia vera. E noi crediamo ai nostri genitori, ai nostri nonni, ai nostri bisnonni, e non a chi ci viene a raccontare delle storie. Bravissimo. In particolare di Casalduni e di Ponte Landolfo, comuni a poca distanza dal nostro. Una strage veramente inumana, no? Oggi si parla di Bucha, ci si scandalizza di tutte queste cose che fanno parte della guerra, ma questo è avvenuto e viene nascosto anche nella nostra storia. È stata una vera e propria guerra civile. Hanno ammazzato civili, senza armi, soldati, hanno ammazzato i civili a migliaia. E oggi, se andate su Google e andate a cercare informazioni su questo, troverete che sono morte 13 persone, chi dice 20, chi dice 30. Invece ne sono morte migliaia, e in particolare questo qui è successo non proprio lì specifico, ma non è successo manco lì, no. Comunque, per non distrarci, hanno ammazzato i figli davanti ai genitori per poter fare in modo che il terrore negli occhi dei genitori si trasferisse, si trasmettesse alle altre popolazioni, e di fatto così sono riusciti a vincere. Hanno ammazzato i bambini davanti ai genitori, lasciando in vita i genitori. Questo è successo ai nostri nonni e noi lo dobbiamo sapere, ce lo dobbiamo ricordare. Uiorne e San Michele.
basso. Si vena, ma fa guerra e la gioina, ma la gioina.